Eccoci ragazzi, buonasera. Bonsoir, sono le 4 e 2 minuti, quindi non abbiamo sforato di tanto. E come annunciato, ho avuto questa idea così di fare questa diretta adesso, perché non stavo più nella pelle, perché volevo presentarvi subito. Questa guida che ho ideato, che si chiama proprio I tre segreti per farlo innamorare pazzamente di te, oppure I tre segreti per attrarre l'uomo dei tuoi sogni. Insomma, sono tre segreti che ci permetteranno, buonasera Rosalba, di attirare a noi l'uomo, diciamo, che ci piace in questo momento. E perché ti sto facendo, diciamo, perché ti sto dicendo questo? Allora, io ho avuto una buonasera Stefania, ho avuto una storia molto lunga, ti presento brevemente, insomma, la mia storia. Ho avuto una storia molto lunga con il mio ragazzo con il mio ex ragazzo che adoro, no? Lo sapete tutti quanti, è durata 15 anni. Poi a un certo punto questa storia è finita, non c'è un motivo preciso, è finita, siamo, come io dico sempre, siamo anime e non c'è da meravigliare, cioè, non c'è da prendere le relazioni come qualcosa di fisso che dura sempre in eterno, e quando finiscono non per forza dobbiamo rimanerci male o litigare con il nostro partner. E infatti questo è stato il mio caso, nel senso che non ho mai avuto una rottura, diciamo, burrascosa col mio ex partner. E dopo questa esperienza con lui, sono entrata nel mondo degli uomini single, e praticamente quello che ho scoperto è stato un far west. Io non ero abituata, ovviamente non conoscevo gli uomini, non conoscevo il mondo degli uomini, conoscevo soltanto il mio precedente, il mio ex, e quindi mi sono trovata veramente in un mondo, buonasera Laura, in un mondo sconosciuto, e ho iniziato veramente a conoscere, a capire come sono fatti gli uomini, anche se all'inizio non ci stavo capendo veramente niente. Perché io che facevo? Io davo in continuazione, no? Facevo io, muovevo avanti io i passi, facevo io le cose, e quello che mi tornava indietro erano soltanto briciole. Erano uomini magari narcisisti, oppure erano persone che volevano soltanto, mi volevano soltanto fisicamente. Insomma, persone con cui, diciamo, da cui io volevo una certa fiducia, ma non riuscivo assolutamente a trovare degli uomini, diciamo, come dire, che mi corrispondessero, no? Nel senso, io davo, però non ricevevo in cambio. Ecco, forse qualcuna di voi, visto che mi state mettendo i pollicioni su, mi sta capendo. Cioè, ero molto amorevole, molto paziente anche, perdonavo tante cose, ho perdonato anche tante cose veramente quasi imperdonabili, però in cambio non vedevo quella stessa passione, quello stesso entusiasmo che ci mettevo io. Quindi ho detto, vabbè, allora aspetta un attimo, cioè stiamo sbagliando qualche cosina forse. Mi sono fatta due domande. Fin quando poi mi sono messa a studiare il mondo delle energie maschile e femminile, e ho scoperto veramente che c'era un mondo che io non conoscevo, e ho scoperto che nelle relazioni non è sempre come noi pensiamo che sia, nel senso che noi donne, ripeto, siamo abituate a dare perché ci sentiamo di dare come delle mamme, no? Ma nella relazione ho scoperto che non funziona così, e adesso ti spiegherò tre segreti importantissimi che devi assolutamente conoscere se vuoi attirare l'uomo che desideri, se vuoi smettere di sentirti sfruttata o comunque smettere di soffrire per amore, perché molto spesso, ti ripeto, le cose non sono come noi pensiamo. Allora, innanzitutto io ho creato un PDF di queste cose che ti sto dicendo adesso, che puoi scaricare dal link che ti ho messo qui in descrizione.
E quindi puoi scaricare questo PDF da questo link, quindi ti iscrivi e te lo scarichi, così te lo puoi leggere quando vuoi. E adesso ti elencherò questi errori, questi segreti anche che per veramente far innamorare un uomo di te. Allora, prima di tutto, il segreto number one che devi conoscere è cambia il tuo modo di vedere le cose, ok? Infatti, se tu stai cercando in questo momento di attirare a te l'uomo che desideri, ok? Evidentemente lo stai mettendo su un piedistallo. Non so se ti risuona questa cosa, ma è così. Infatti noi diciamo tendiamo sempre a volere uomini magari che siano super, super dotati, super muscolosi, che ci fanno sbavare, no? Quell'immagine sempre della donna che guarda dal basso l'uomo messo sul piedistallo, ma non è così perché questa roba è completamente, cioè non ti serve, non ti aiuta a diventare un magnete perché dopo questo video che vedrai. Scoprirai anche come avere più magnetismo tu nei confronti degli uomini. E la realtà è che se continui a mettere l'uomo su un piedistallo, continuerai non solo a soffrire, ma anche ad attirarti solo uomini sbagliati, ok? Anche se continui a volerti, diciamo, conquistare per forza la fiducia di un uomo facendo degli sforzi, facendo tu delle cose. Iniziando sempre tu le conversazioni oppure invitandolo sempre da qualche parte, organizzando le cose. Questo è il modo proprio più sbagliato per attirarsi a sé un uomo. Perderai sempre con tutti questi sforzi. Quello che devi fare invece, ok, adesso preparati bene, è farti tu adorare dagli uomini, considerarti tu come il premio, non mettere l'oro sul piedistallo. Adesso voglio che chiudi un attimo gli occhi e che immagini questa sensazione. Immagina appunto di essere tu sopra questo piedistallo e di sentirti proprio una dea piena di luce, di amore, così molto smooth, molto proprio una dea, no? Sai come sono le dee? Sono piene di. Ma sono anche orgogliose della loro bellezza, orgogliose di ciò che sono, di quello che possono dare. E immagina che intorno a te ci siano centinaia di uomini che stanno sbavando, che ti stanno sbavando sotto e che vogliono amarti, ok? Quindi come ti fa sentire questa cosa? Io penso che ti fa sentire molto bene, mi puoi anche scrivere qua sotto nei commenti, no? E sicuramente ti fa sentire meglio rispetto ad una scena in cui sei invece tu che metti gli uomini sopra un piedistallo e che devi fare una marea di cose per attirare la sua attenzione. È vero, è molto meglio essere noi sul piedistallo, io penso proprio di sì. E quindi adesso vorrei che proprio tu provassi questa sensazione in ogni cellula del tuo corpo, cioè proprio immagina profondamente di essere come questa dea, di essere una donna sicura di sé, che è piena di amore già, che non ha bisogno per forza di essere completata da un'altra persona, ma che già dentro di sé possiede tutte le qualità, che non ha bisogno appunto di strisciare o di fare sforzi per conquistare l'attenzione di un uomo. È già adorata così ed è contornata da una schiera di uomini che le sbavano e le dice: Oddio, voglio stare con te! Sicuramente ti fa sentire molto meglio questa scena. E questa è la verità, cioè la verità è che dentro di te davvero c'è questa dea luminosissima che aspetta però solo di venire fuori. Perché che cosa è successo a questa dea che c'è dentro di te? È successo che a causa delle esperienze del passato, hai messo su di te, ti sei coperta di strati di difesa, come se fosse del fango incrostato. Ok, hai messo di questi strati di difesa che non permettono alla tua dea interiore di uscire fuori, perché ci sono delle ferite dentro di te dovute alle tue esperienze passate. Però adesso vogliamo fare entrare l'amore dentro di noi e liberarci da queste ferite, giusto? Perché se non te le libererai, che cosa succederà? Che tu continuerai
ad attirarti uomini che non fanno per te e anche a sentirti tu meno attraente, cioè essere proprio meno attraente per gli uomini. Quindi io adesso sono qui per aiutarti a toglierti queste barriere che non ti permettono di far brillare la dea che c'è in te e che stanno bloccando invece l'amore che tu meriti. E una volta che avremo tolto tutte queste corazze, tu risorgerai, inizierai a sentirti anche più bella, più sensuale, più magnetica. E all'inizio ti sembrerà anche un poco innaturale, ti dico questa cosa, però proprio perché ti sentirai innaturale, allora capirai che sei sulla strada giusta. E questo è il primo segreto, quindi togli gli uomini dal piedistallo e mettiti tu su quel piedistallo. Scrivetemi se questa cosa vi sta piacendo. Poi passiamo invece al segreto numero 2. Esci dalla modalità convincimento. Che cos'è la modalità convincimento? Allora, ti dico subito che una delle cose peggiori che puoi fare per attrarre un uomo a te è quella di convincerlo a parole che tu sei una donna di valore. Infatti, spiegare a parole ad un uomo tutti i motivi per cui tu sei una donna che vale ti renderà ai suoi occhi proprio la donna meno attraente che ci sia e se ne scapperà a gambe levate. E te lo faccio capire meglio. Ritorniamo all'immagine precedente della dea. Allora, secondo te una dea che brilla di luce propria, che è una stella, che è sicura di sé, si metterebbe mai a perdere tempo a spiegare a tutti gli uomini perché lei vale? No, lei già lo sa che vale, quindi non c'è bisogno di spiegare a voce il suo valore agli uomini. Lei è sicura, ha un'energia di sicurezza e di rilassatezza e lei non deve fare proprio niente per spiegare, per attrarre gli uomini a sé, perché già li attrae da sola, ok? Loro già, gli uomini che ti circondano, se appunto tu ti sentissi come questa dea, saprebbero già quanto sarebbe meraviglioso stare con te e non avresti bisogno di convincere proprio nessuno. E quindi voglio che la smetti di elencare ogni volta che incontri un uomo, di elencargli tutte le tue qualità, tutte le tue cose, tutte a voce, perché tanto non serve a niente, perché a livello inconscio loro percepiranno che comunque tutto dipende, che tu stai cercando anche di manipolarli, ok? E di convincerli che tu vali e quindi di convincerli a creare una relazione, cosa che loro proprio se ne scappano a gambe levate. Quindi adesso che ti ho fatto notare questa cosa, vedi quante volte lo fai, nota questa cosa? Facci caso e vedi che ti succede un sacco di volte, perché pure a me succedeva, ok? Quindi ogni frase o tentativo di convincere o di spiegare il tuo valore ad un uomo suonerà in lui come un segno di insicurezza, di bisogno. E ti farà apparire disperata, proprio disperata ai suoi occhi. E anche se fai attenzione a non risultare convincente, in realtà è proprio l'intenzione dietro quello che fai che diciamo, entrerà nella tua energia, ok? Se tu dietro le tue parole, anche se non usi parole di convincimento, però in realtà tu tutto ciò che fai lo fai perché vuoi convincere un uomo a stare con te. Lui a livello molto sottile, molto subconscio, perché noi siamo esseri fatti di energia, di inconscio, lui a livello molto sottile percepirà questo tuo tentativo di manipolarlo e se ne scapperà, perché è tutto un discorso di vibrazioni. E quindi sto andando avanti, quindi quello che loro capiranno istintivamente è che tu sei guidata dal bisogno e dalla disperazione. E il bisogno e la disperazione sono i due killer numero uno dell'attrazione. Sono proprio due killer atomici. Cioè, proprio se vuoi attrarre un uomo, se appari bisognosa e disperata, anche se non lo fai a livello mentale, ma dentro di te lo sai perché emani quella vibrazione, sono dei killer, se ne scappano a gambe levate. Quindi adesso che sai questo, prima di parlare con lui, prima di spiegargli qualcosa, ti devi chiedere questo: che
Che cosa sto sperando che debba succedere? Questa è una domanda potentissima perché ti mette proprio nello stato in cui dici: ok, ma quello che io sto cercando di ottenere, che cos'è? Cioè, sto cercando di ottenere qualcosa o sto semplicemente parlando con lui perché lo voglio conoscere, perché mi piace stare con lui, ma non voglio assolutamente niente in cambio perché io sono già completa. Quindi ogni volta adesso fatti questa domanda. Chiediti che cosa sto sperando che debba succedere. Se la risposta è qualcosa del tipo spero che lui capisca che io sono la donna ideale per lui, allora stop, proprio fermati subito, fermati là dove stai. E rimettiti di nuovo subito sul tuo piedistallo. Le donne infatti che sono super magnetiche per gli uomini non hanno bisogno di dire nulla per attrarre un uomo. Gli uomini sono semplicemente attratti da loro perché irradiano luce e sicurezza e proprio dalla loro consapevolezza di essere delle dee. Scrivimi se ti risuona questa cosa, se ti piace, se ti sta piacendo quello che ti sto dicendo. Questo è solo un esempio, per esempio, di milioni di cose che puoi smettere di fare per evitare di allontanare gli uomini da te e di renderti meno attraente. Se vuoi scoprire che cos'altro puoi smettere di fare per evitare di respingere gli uomini, ti invito subito di iscriverti al mio club privato che si chiama Brilla come una dea. Il sito è www.geoluce.it, te l'ho messo anche qui sopra, www.geoluce.it, è un gruppo privato soltanto per chi vuole fare l'avanzamento rapido a diventare dea. Lì ci sono tutti i miei videocorsi sulla femminilità e sull'attrazione che poi ti spiegherò più avanti. Passiamo invece al segreto numero 3. Rallenta il tempo di ogni momento. Che significa rallentare il tempo di ogni momento? Allora, la maggior parte di noi donne vive in maniera molto, ma molto, molto, molto frenetica, vero? Cioè, viviamo una vita in cui, cioè, pensiamo soltanto a rispettare quello che c'è scritto sulla nostra agenda, a spuntare solo le cose da fare, poi arriviamo la sera che siamo stanche, non ci ricordiamo nemmeno che cosa abbiamo fatto durante la giornata, in maniera tipo, sai, il pilota automatico, no? Ecco. E invece, che cosa fanno di diverso le donne magnete, come dico io? Le donne magnete, invece, sanno come rallentare il tempo, così che possono veramente assaporare quello che gli sta succedendo. E perché ti sto dicendo questo? Perché quando inizi a rallentare, inizi anche a notare che l'uomo che desideri, in realtà tutti gli uomini, vengono magicamente attratti dalla tua presenza. Quindi la prossima volta che tu parli con un uomo, inizia a rallentare i tuoi movimenti, inizia anche a rallentare il tuo discorso, inizia ad avere un tono di voce più soffice, a fare conversazioni molto più lente perché gli uomini già di loro vivono nella mente, già vivono una vita in cui tutto per loro è fare, 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 programmare. Hanno perso molto con il loro contatto con se stessi, con il momento presente, con il loro cuore. Quindi, e siamo noi che incarniamo questa energia, l'energia del momento presente. Quindi loro bramano, non vedono l'ora di connettersi con questo tipo di energia più rilassata, più serena, che ti fa vivere il momento presente. Quindi l'idea è proprio quella di essere immersa in ogni momento. E quando parli quindi con un uomo, quello che vuoi fare è sentire davvero e sentire, cioè sentire la tua presenza, sentire la sua presenza proprio a livello fisico, guardarlo negli occhi, assaporare ogni momento, sentire ad esempio proprio l'aria sulla tua pelle, sentire il tuo corpo di donna, sentire la tua sensualità, sentire la tua morbidezza e in quel modo attiverai dentro di te come dei meccanismi di magnetismo, perché è come se le cellule a un certo punto incominciassero a illuminarsi, a sentire, perché tu ti connetti con te stessa e inizierai ad emanare all'esterno delle onde, delle vibrazioni di magnetismo che attirano
attireranno l'uomo verso di te. Tutta una questione di chimica, perché si dice l'amore è chimica? Perché è anche questo, è anche questione proprio di vibrazioni, di connessione con il nostro corpo. Tutto quello che ti sto spiegando in questo momento ti renderà estremamente sensuale e tattile, connessa intimamente con il tuo corpo e permetterà anche a lui di rilassarsi, di respirare, che è quello che fondamentalmente gli uomini vogliono. E infatti gli uomini, che cosa succede? Che loro si spaventano quando noi cerchiamo di accelerare le cose, di accelerare i tempi, pensano che noi vogliamo portarli da qualche parte, che vogliamo far succedere qualcosa, che li vogliamo ingabbiare dentro una relazione, e anche se sembra che non lo vogliamo fare, in realtà, se dentro di te tu hai quella intenzione, cioè comunque quella di tatan, di ingabbiartelo, loro se ne accorgeranno e scapperanno a gambe levate. Perché che cosa succede? Che traspare proprio dal tuo campo energetico. Se invece tu rallenti un attimo il ritmo, lui si sentirà al sicuro e indietreggi, soprattutto anche quando stai con lui, proprio ti do un'altra chicca, proprio mettiti dietro, cioè non protenderti in avanti, proprio vai dietro, così relax. Se tu fai questo, stimolerai lui a venire verso di te, a esercitare la sua energia maschile, che è un'energia di penetrazione, di fare, e lo spingerai a venire verso di te. È tutta una questione proprio di equilibrio e di energie. Una volta che inizi a rallentare il tuo ritmo e ad entrare in ogni momento, ad esplorarlo, ad assaporarlo, gli uomini non potranno fare più a meno di te. Vorranno ancora di più assaporare altri momenti con te e non ne avranno mai abbastanza. Questo è solo un esempio delle tante cose che puoi fare per diventare proprio magnetica per gli uomini. E se vuoi davvero diventare un magnete per l'uomo che desideri e connetterti con il suo cuore e costruire anche il tipo di attrazione che ispira proprio il suo amore, il suo affetto e il suo impegno serio, iscriviti subito al mio gruppo privato Brilla come una dea, perché ti dico subito che se entri adesso prendi tutti i miei corsi attivi, che ce ne sono tanti. Soltanto a 1 euro per questo mese, è un regalone che vi sto facendo, e poi il secondo mese sarà a 27 euro, ma avrete un valore pazzesco. Questo mese solo 1 euro. Tra i miei corsi, che già sono attivi sul mio gruppo, troverai ad esempio come aumentare la tua energia femminile e attrarre l'uomo che desideri, preso dal mio videocorso sulle relazioni, perché è un videocorso tutto sulle relazioni. Poi, come mettere fine alle relazioni tossiche? Quindi, se continui ad attrarre a te soltanto persone narcisisti, egocentrici, persone che ti fanno soffrire, nel mio videocorso c'è anche un video che si chiama proprio Come mettere fine alle relazioni tossiche. Poi, come mettere dei confini sani senza sentirti in colpa. E questo è preso dal mio videocorso su come esprimere te stessa con gli altri senza. Poi ho anche dei video, per esempio, sulla legge di attrazione, quindi su come creare la vita che desideri tramite la legge di attrazione. Quindi come creare, ad esempio, la vita che desideri anche se hai dei pensieri negativi. E ci sono tanti tanti videocorsi veramente fantastici. Nel prossimo corso che pubblicherò sul gruppo privato Brilla come una dea, troverai le dinamiche dell'attrazione e cosa fa innamorare davvero gli uomini. Preparati. Come scoprire il tuo magnetismo interiore per attrarre uomini di qualità, quindi non uomini qualsiasi, ma uomini di valore. Tutti i passi, step by step, che cambieranno le tue vibrazioni e renderanno gli uomini dipendenti da te. Come aumentare drammaticamente il tuo valore agli occhi di un uomo? Cosa fare quando un uomo si tira indietro per farlo tornare da te? Come connettersi col suo cuore e costruire intimità ogni momento che sei con lui? Come creare un senso di sicurezza con un uomo così che lui possa aprirsi a te?
Come uscire dal senso di insicurezza, ossessione, disperazione e bisogno durante i primi incontri e durante la relazione? Come gestire i conflitti in modo che lui possa restare vicino a te? Come far sì che la sua energia maschile si muova verso di te durante tutta la relazione? Tutto questo po' di roba ti verrà offerto dal mese prossimo in poi. Intanto, se ti iscrivi adesso, troverai già dei videocorsi attivi, tra i quali ti ho detto il videocorso sulle relazioni, il videocorso su come esprimere te stessa nella tua unicità senza più aver paura degli altri, il videocorso sulla legge d'attrazione, quindi come creare la vita che vuoi attraverso la legge d'attrazione. E il primo mese, appunto, lo pagherai soltanto 1 euro. È un regalissimo che ti sto facendo proprio perché voglio che tanti di voi entrino e vedano tutto il lavoro che sto facendo, anche tutte le cose che stanno avvenendo dentro di me. Io le voglio trasferire a voi, ok? Sono cose che ho sperimentato su di me, che ho visto che funzionano, che mi stanno aiutando tantissimo. Ciao Roberta! E quindi ve le offro veramente il primo mese è 1 euro, è proprio zero praticamente in confronto a tutto il valore che c'è dietro, ma lo sto facendo proprio per voi, ok? Quindi ci vediamo adesso, il video è finito, ci vediamo al prossimo video che sarà sul mio canale YouTube, mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi. E niente, vi do un super super mega bacio. Muah.